chiamo Julia Schilling. Ho 25 anni e ho trascorso gli ultimi 6 mesi della mia vita qui, in Sudafrica. Oh, allora sei tornato. Qui mi sento davvero a casa. Finalmente ho trovato un posto dove sono felice. Un paradiso per gli animali e per gli uomini che ci vivono. Perché le cose non cambino, lavoro in una sezione per la tutela degli animali nel cuore della savana. È stato un vero disastro, tutto distrutto. In questo modo speriamo che il paradiso sopravviva. Che cosa è successo? Che cosa è andato distrutto? 2 elefanti sono entrati nel suo orto, hanno distrutto lo steccato e hanno mangiato tutti i cavoli. Oh, povera donna. E tu le dai quelli come indennizzo? Non credo che le saranno di aiuto. Altro che, invece. Metterà dei bastoncini con infilzati peperoncini piccanti. Agli elefanti non piace questo odore. Così la prossima volta che si avvicineranno al suo orto, le scarpe non credo proprio. Ma sono le più belle che ho. Non ti servono le più belle, ma le più resistenti. E dovrei andare in giro con delle scarpacce come le tue, con tutta quella gente elegante? Guarda che non andiamo ad una prima all'opera, ma ad un safari. Vuoi che ci vada da sola? Mia madre è così. A volte mi chiedo chi delle due sia la figlia. Ok. Ci sei? Julia, guarda un po' cos'ho nella borsa. Tu eri convinta che tua madre fosse una sprovveduta, eh? Questo mai. Mia madre non è mai riuscita a stare a lungo nello stesso posto. Neanche ricordo quante volte ci siamo trasferite. Appena riuscivamo ad ambientarci, dovevamo togliere le tende e ricominciare tutto da capo. Per questa ragione non siamo mai riuscite a mettere le radici da qualche parte. Ma stavolta sarà diverso. Sento che resteremo qui. E per sempre, spero. Mamma! Guarda laggiù, le vedi? Sono gazzelle. Sono così orgogliosa di te, per come fai il tuo lavoro, per come parli con la gente. E tutto questo l'hai imparato in soli 6 mesi. Sono abituata ad imparare in fretta, so adattarmi. Avanti. Daniel, sbrigati, si parte per il safari. Sì, adesso vengo. Frederick, tornando al compleanno del nonno, ecco... Oh, finiscila. Da quando mio padre è morto, tu sei il suo unico figlio. Per questo non voglio rovinargli la festa. Lo sai com'è? Dopo 3 minuti al massimo cominciamo a litigare. Ti ha mandato l'invito. Ti sta tendendo la mano. Ma finirebbe allo stesso modo. Lui ha buone intenzioni, io ho buone intenzioni, ma non riusciamo mai a capirci. Perciò è meglio lasciare le cose come stanno. Se non vengo saranno tutti più contenti, soprattutto tua madre. Siamo come cane e gatto. Ti sta chiamando. Quando si parla del diavolo, l'utente desiderato non è raggiungibile. Muoviti, è già tardi. Tua madre ha ancora quell'uccellaccio? Ehi, è il passerottino di mia madre. Ed è un falco. E io che ho detto? È un uccellaccio. Tesoro mio. Che cosa ti ha detto Daniel? Non è raggiungibile. La carne è fresca, vero? Sì, l'ho comprata stamattina come faccio sempre, dal nostro macellaio. Per il mio tesorino i bocconcini migliori, non è vero? Spero tanto che Daniel sia riuscito a convincere Frederick a venire. È l'unico che sia in grado di farlo. Sarebbe importante per il signor Graffenberg. Non è importante solo per lui, Eva. È pronta la colazione? Sì, tesoro mio. Dove vai, mamma? L'appuntamento con il gruppo del safari è qui. Arriveranno con una grossa jeep. Devi aspettare. Sei proprio sicura che potrò salirci anch'io? Questo lo sapremo quando saranno qui. Sì, certo.
Ma se quando arrivano non dovesse esserci posto, farei la figura di quella che se ne vuole approfittare a tutti i costi. Non dire sciocchezze. Ti ho invitata io. E io sono la guida del safari. Però tu non sei una cliente, se non c'è posto non insistere. Mamma, quella è gente che ha un sacco di soldi. Con quello che spendono in un giorno i nostri guardacaccia ci vivono un mese. Non conosco affatto il loro mondo, ma preferisco starne fuori. Credo ci siano tutti. Aspetta un momento, Jorg. Piacerebbe anche a me fare questo safari. Ne ho sentito parlare molto bene. Però non sono qui beatamente in vacanza come te. Ne sei sicuro? Se devo proprio essere sincero, tra gestire un hotel e un grande safari non vedo tanta differenza, zio Frederick. C'è invece, io non pago le bevande, nipote caro. Arrivederci. Buongiorno. Lei è il signor? Daniel Grafenberg. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Alla fine ho deciso di venire con voi. Oh, chiedo scusa. Mamma, c'è solo un posto per me. Mi dispiace tanto. Ci proveremo la prossima volta, d'accordo? Non essere triste. Buongiorno, signora Schilling. Buongiorno, Jorg. Stamattina hai letto l'oroscopo? No, non lo leggo mai. Dovevi leggerlo. Avresti scoperto che domani sera uscirò con te. Nel mio oroscopo c'era scritto così. Che saremmo usciti insieme? Che sarei uscito con una bellissima ragazza. Puoi essere solo tu. Questo è un complimento molto carino, ma io non voglio uscire con te. E non voglio nemmeno dovermi inventare delle scuse. Restiamo buoni colleghi e non confondiamo le cose. No, lascia. Lo zaino. Cerca di passare una bella giornata. Mm-hmm. Certo, anche ciao. Tu, eh? Salite, così alzo la sbarra. Può sistemarlo sotto il sedile, per favore? Sì, certo. Chi si siede qui deve avere le gambe molto corte. Credo che le mie non siano tanto corte. Grazie, quello è il mio zaino. Posso metterlo dietro con le bottiglie d'acqua? No, no, grazie. Lo lasci lì dov'è. Ho sentito parlare spesso del misterioso contenuto delle borsette delle donne, ma quello zaino non è eccessivo per un safari. No, io devo portare tutto quello che mi può servire. Ma il cibo e le bevande sono fornite dall'hotel. Sì, io invece devo avere mappe, bussole, un buon binocolo, ventose per i morsi di serpente, eccetera. Di serpente? Lasci che se ne occupi la guida del safari. Ha ragione. Jorg, possiamo andare? Signore e signori, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Julia Schilling e sono la vostra guida. Sarà una splendida giornata. Partiamo subito, così la sfrutteremo al massimo. Mi può scusare di nuovo? Credo di sì. Grazie. Buongiorno, Annabel. Vuoi venire con me in azienda? Buongiorno, Werner. Verrò più tardi, ho alcune cose da fare. E Daniel? Hai avuto sue notizie? Oggi andava a fare un safari, non sono riuscita a contattarlo. Guarda la lista degli invitati. Ci saranno tutti al tuo compleanno. Almeno 156 persone. Significa che stringerò 156 mani. Se tornassi a casa anche Daniel, avresti tutta la famiglia vicino a te. Non hai dimenticato qualcuno? No, e chi avrei dimenticato? Frederick, naturalmente. Chi altri se no? Frederick? Sì. Sei sempre convinto che venga? Allora credo che resterai molto deluso. L'importante è che non resti delusa tu, se dovesse arrivare all'improvviso.
Un giorno o l'altro dovrò punirla per la sua distrazione. Ah, Eva, guai se non ci fosse. Non le posso correre dietro ogni giorno con queste. Sono medicine dispettose, si nascondono sempre. Dove le trovate? Nella sua camera da letto. Lo vedi? Ieri invece erano in bagno. Signor Grafenberg, con queste cose non bisogna scherzare. Eva, ti giuro solennemente che non sto affatto scherzando. Deve avere più cura di se stesso. La sua vita dipende dal contenuto della tasca destra. Promette di stare attento? Sì. Adesso vado. Buongiorno, Tobias. Signor Grafenberg. Andiamo, mia nuora verrà più tardi. Bene. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, Patrizia. Torni a casa così tardi? Diciamo che sono tornata presto. Faccio una doccia e vengo in azienda. Buongiorno, Tobias. Buongiorno, Patrizia. La mia nipotina è un po' frivola. Non è d'accordo anche lei? Beh, io credo che tutti i ragazzi siano uguali. Daniel non è affatto così. Non sempre, tantomeno. La nostra organizzazione si chiama Salviamo gli animali selvaggi. Il nostro principio è di non nutrire gli animali, né di abituarli alla presenza dell'uomo. Per questo il nostro safari è come la vita reale. Non sappiamo mai in anticipo chi incontreremo durante la giornata. Se siamo fortunati, oggi vedremo uno o più esemplari dei famosi magnifici cinque: leoni, elefanti, rinoceronti, bufali e ghepardi. Ci interessa se gli elefanti sono passati di qui ieri. Vogliamo qualcosa oggi? Lo so e non voglio deludere nessuno. Fammi riflettere un secondo. Ma pensa in fretta. Ah, non rendermi le cose più difficili. Che c'è di così difficile? Te l'ho detto, vorrei uscire con te. Nient'altro. Nessuno se la prenderà con lei se oggi non vedremo le giraffe o gli elefanti. Sarebbe un guaio se non si facesse più questo safari. Servono soldi per il nostro progetto. Continuerà a farlo, vedrà. Non credevo che si potessero scoprire tante cose guardando il mondo con i suoi occhi. È tutto così diverso. Nelle forme. Nei colori. Ha un'altra luce. Grazie. Sono io che la ringrazio. Mi dica, quanto tempo ci vuole per conoscere così bene questa terra? Vuole sapere da quanto tempo vivo qui? Sono arrivata 6 mesi fa. Sono troppo curioso, mi scusi. Lei mi ha spiazzato fin dal primo istante. Non potevo immaginare che fosse la nostra guida. Mi aspettavo un tipo con la barba, alla Hemingway, per intenderci. L'avevo notato. Ne è rimasto deluso? Niente affatto. Chissà invece qual è stata la prima impressione che lei si è fatta di me. Non è stata per niente negativa, mi creda. A questo punto può solo migliorare. Migliorare, dice? Voglio proprio vedere. Ah, Eva, siediti un momento qui con me, per favore. Certo, Annabel. Sono un po' preoccupata per mio suocero. Abusa delle sue forze e non si riposa mai. Già, che cosa ci vuoi fare? Dice che il lavoro lo mantiene giovane. Non hai notato niente di strano? No. Ho visto che gli hai dato delle pillole prima che uscisse. Già. Che cosa sta prendendo? Credo siano vitamine. Le vitamine che prendono di solito gli anziani. Anche mio marito era un lavoratore instancabile come suo padre. Non accettava mai consigli da nessuno.
Se qualcuno gli diceva di staccare la spina, lui se ne guardava bene, odiava l'inattività. Credo che non si sia mai riposato. E poi è stato troppo tardi. Forse sarebbe ancora vivo. Tuo suocero mi ha chiesto esplicitamente di non parlarne con nessuno. È giusto che rispetti il suo desiderio. Temo solo che gli possa capitare qualcosa e se per caso tu non fossi nelle vicinanze, nessuno di noi sarebbe in grado di aiutarlo. È una grossa responsabilità. Prende delle pillole per l'insufficienza cardiaca e altre invece per l'ipertensione arteriosa. Allora è una cosa molto seria. Sono 6 mesi che le sta prendendo, ma spesso se ne dimentica e oltretutto minimizza le sue condizioni. Ti sono grata per avermelo detto, Eva. Chissà se oggi riusciremo a vedere Magnifici 5, lo vorrei tanto. Le cose migliori succedono quando uno meno se lo aspetta, lo ha detto anche lei. È proprio così. Adesso chiudo gli occhi e mi rilasso. Quanti profumi ci sono nell'aria, li sente? Sì. Si allontani dall'albero. Via, le ho detto! Ma... si muova, presto! Ah! Oddio! Un cobra del capo, è velenosissimo, l'ha morso! No, io... Presto, Jorg, prendi la cassetta del pronto soccorso nel mio zaino! Che è successo? Un cobra del capo! Non mi ha fatto niente, è stato così veloce, e lei è stata morsa. No, no. È un comportamento inspiegabile, davvero non capisco. Di solito attaccano, non scappano. Veramente strano. Faccia vedere le mani. È stato molto coraggioso. Io non lo chiamerei coraggio, ho agito d'istinto. Non so se a mente fredda l'avrei fatto. Sì, penso che l'avrei fatto. Buongiorno. 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 Buongiorno, signor Graffenberg. Buongiorno, signora Mertens. È la mia posta? Sì. E gli appuntamenti? Allora, abbiamo una telefonata alle 11.15 con il Giappone, alle 14 il colloquio con il signor Kleinschmidt e alle 15.30 c'è la riunione con i capi reparto. Tante grazie. Di nulla. Oggi lei è particolarmente bella. E voi, ragazzi, è tutto a posto? Sì, tutto a posto. Tutto a posto. Ah, grazie, questo me lo porto nel mio ufficio. Sul serio? Ci puoi scommettere. Quando arriva mia nipote, le dico di portarmi i campioni di Collia. Certo, glielo dirò. Accidenti, mi piacerebbe avere l'energia del nostro capo. Allora dovresti alzarti un'ora prima. Compirà 70 anni, davvero da non credere. Se li porta molto bene. Hai sentito? Patrizia deve portargli i miei campioni. Che cosa c'è? Sei agitato? Non lo so. I tuoi campioni sono buoni, Collia. Questo lo dici tu. Non mi sembra che il signor Graffenberg abbia mai tagliato la testa a qualcuno. È proprio così. Se penso a tutti gli errori che commettevo all'inizio, e lui è sempre stato gentile e paziente. Questo vuol dire tanto. Sei stata dal parrucchiere? Sì. Fra 2 giorni ritornerà il giovane capo. Daniel sarà molto sorpreso. Muoviti e fammi un caffè. È incredibile. Il cuore di un elefante pesa davvero 25 kg. Sì. Da quando lo so non dico più che ho un peso sul cuore. Che cosa dovrebbe dire l'elefante? Che qui è impossibile avere pesi sul cuore.
Che cosa sta osservando? Ecco, guardi anche lei. Ah, sono dei suricati. Mm-hmm. Mi piacevano anche da bambino, quando li vedevo allo zoo. Anche a me piacciono tanto. Quando fanno la guardia, prendono seriamente il loro lavoro. Proteggere la famiglia richiede molte responsabilità. Allora conosce la storia? Niente lei. Perché non ci diamo del tu? Abbiamo condiviso un pericolo. Ok. Allora conosci la storia? Una volta uno zoo ha consegnato le femmine ad un altro zoo. Questo succede molto spesso per ampliare il gruppo genetico. Ma i suricati si sono arrabbiati. La loro è stata come una rivolta. Insomma, hanno scatenato un pandemonio finché non hanno riavuto le loro femmine. Giulia, ci sono altre persone che vorrebbero sapere qualcosa sugli animali. Ha ragione. Devo occuparmi anche degli altri. Anche se oggi non vorrei proprio farlo. Neanch'io lo vorrei. Neanch'io lo vorrei. Eccomi qui. Oh, ciao Patrizia. Questi sono i campioni dei vasi di Colia che volevi. Mm-hmm. Hai avuto notizie di Daniel? No, è andato a fare un safari. Anche lui ha bisogno di qualche giorno di vacanza, mia cara. Oh sì, e spero proprio che continui ad approfittare della cattiva influenza di Frederick. No. Cosa c'è, non ti piacciono? Tutto il contrario. Si può immaginare una composizione di 3, 5, addirittura 7 vasi come un bouquet di fiori. Sì, sì, mi piace l'idea. Dillo a Colia, c'è forza e vitalità. Prima che questi finiscano nel forno, deve fare un altro campione senza incisioni, solo per vedere la differenza. Glielo dirò. E oggi pomeriggio, se vorrai, potrai fare il confronto. Grazie,